Ciao ragazzi, sono Mark di Images of Lotus. In questo video parleremo del mio primo Sealed pre-release che ho fatto venerdì notte e niente, vi andrò a far vedere il mio deck che è molto particolare perché è un 5 colori. Ovviamente non è un 5 colori, cioè, 5 colori puro, ma è un base BG e poi ha delle carte splashate di altri colori. Andiamo subito a vedere. La prima è la Paleontologa Intrepida, un 2-2 a costo 2 che ci permette di aggiungere un mana di qualsiasi colore, tappiamo 2, esiliamo una carta e poi possiamo giocare i dinosauri dall'esilio che controlliamo, quindi che abbiamo esiliato dal nostro cimitero. È una carta veramente sbroccata e una rara ovviamente. Rana del Dardo Avvelenato ci dà mana come la Paleontologa e prende Death Touch con 2 e a raggiungere anche, ed è un 1-1, eccolo qua. Poi abbiamo lo Gnomo Bussola, 2-1 a costo 2, che ci permette quando entra in gioco di prendere o una terra base o una cava e metterla in cima al Grimorio. Quindi vedete che già solo nei casting cost 2 creatura abbiamo tre carte che ci fissano in qualche modo, quindi il mazzo era comunque molto solido. Marionetta di Malovoli, 1-1 Detach, quindi scambia sia i Nirli che il Late contro le creature e quando entra in gioco maciniamo 2. Ecco, del Vespro, 2-2 a costo 2, prende più 1 più 1 e le Flink se abbiamo discesa 4. Poi abbiamo due rare o mitiche, vedete che ho giocato questa tipologia di deck perché alla fine avevo tante carte forti da mettere. Watley ci permette quando entra in gioco di prendere una terra base e metterla in mano, con 5 diventa una saga che caga 2-3-3 quando viene girata come primo step e poi fa altri effetti fortissimi. Ci tutora anche un dinosauro nel terzo effetto. Il Predicatore è la mia promo pre-release, 2-4 Detach a costo 3 e quando attacca, se abbiamo più punti vita noi facciamo un effetto, se l'avversario ha più punti vita ne facciamo un altro. Se abbiamo più punti vita noi peschiamo una carta, perdiamo una vita. Se invece ha più punti vita l'avversario mettiamo un 1 lifelink. Poi abbiamo come drop a 4 il Colosso d'Attillo, 4-5 raggiungere travolgere a costo 4, quindi carta creatura veramente solida. E poi abbiamo il Ricognitore che è un 3-2 a costo 4 che ci permette di prendere una cava, una terra base e metterla in campo tappata, quindi rampa e fixa, quindi fortissimo. Vedete come nei primi 4 casting cost creatura abbiamo 3, 4, 5 fixer, quindi sono veramente tantissimi. Ma non finiscono qui. A 6 o 7 abbiamo Ciclo Palude, Ciclo Foresta che ci permettono di cercare le terre base dei nostri colori principali e in late sono delle creature gigantesche. Altra sinergia con queste creature è il rianimino. Quindi possiamo ciclare di secondo e poi rianimare con defossilizzare a costo 5, che ci permette anche di fare doppio explore. L'ho fatto col Cresta d'Orso e ho messo un 5-5, un 3-3 e ho fatto anche 2 volte explore, quindi fortissimo. Poi abbiamo il Bentosauro, che è l'unica carta blu. Ne avevo un'altra, ma l'ho tagliata. 4-4 costa 6, guardiamo le prime X dove X è il numero di cave e ne giocavo 6 di cave e ne aggiungiamo 2 di quelle alla nostra mano. Praticamente l'idea è che a costo 6 ti debba far pescare 2 carte, quindi devi avere 2 o più cave, questo è. Andiamo a vedere, vabbè, vi faccio vedere anche le terre. Abbiamo la terra bianco-blu rara, quindi una che fixa, doppia rossa cava, una bianca, una blu cava, una nera cava e poi abbiamo quella che fixa, che ci dà colorless e mette anche i segnalini sacrificando. Quindi vedete quante cave abbiamo. Adesso vi farò vedere anche un'altra sinergia con le cave. A costo 2 abbiamo lo Scrutare il Nucleo che ci permette di fixare, prendiamo una, cioè di prend in realtà di rampare, prendiamo una foresta, la mettiamo tappata o una cava dal cimitero. L'Albero Roccia, fighissimo, a costo 3, guardiamo le prime 6, una terra tappata e poi diventa creatura 5-5. E poi abbiamo al cospetto delle ere 3 mana, rivediamo le prime 4 instant, aggiungiamo una creatura e una terra e le altre le mettiamo al cimitero, carta molto forte. Poi abbiamo 3 Vratte, ecco la motivazione per cui ho giocato più colori e un mazzo di questo tipo. Allora, il Crollo Disastroso fa danni a Planeswalker e creatura avversaria in base al numero di cave che abbiamo nel cimitero in campo, quindi 2, 3, 4 danni dipende. Marea del Terrore, meno X meno X, dove X è il numero di permanenti del cimitero. E poi il Ponteglifo Precario, a costo 5 scegliamo una creatura per ogni giocatore che ha forza 2 o meno e distruggiamo tutte le altre. Poi diventa anche un 5-3, questa è veramente fortissima, è la più forte. Poi abbiamo il Glifo che ci permette di lottare.